Amici di YouTube, buonasera, bentornati e ritrovati sul mio canale I migliori suggerimenti di Antonella. Allora, riprendiamo un po' l'attività, è un po' che non stiamo girando video perché poi vabbè, quando si è in vacanza non si ha mai tempo, perché comunque tra il mare, insomma, il cucinare, uscire, andare a mangiare gelati, robe del genere, il tempo non c'è mai. Allora, volevo presentarvi questo video per farvi vedere sostanzialmente il beauty che ho portato in vacanza e soprattutto che cosa ho usato. Allora, visto che siamo quasi agli sgoccioli della vacanza, ho detto provo a girare questo video. Allora, vi faccio vedere cosa ho portato. Allora, come prima cosa, il Balm's Way della The Balm, che è uno struccante favoloso. Non che io mi trucchi moltissimo al mare, anzi mi trucco veramente molto poco, ma comunque per togliere le cose dagli occhi secondo me è l'ideale. Vedete, è abbastanza scalfito, lo dovrò ricomprare appena finisce perché è veramente buono, e questo l'ho usato. Poi ho portato una bustina rosa con dentro una serie di pennelli, ve li faccio vedere, non li ho usati tutti, però insomma qualcosa ho usato. Allora, qui ho il kabuki piccolino, poi ho portato questi per gli occhi, questi e questi. Vedete, sono 2, 4, 6 di varie dimensioni, come si può vedere, dal più piccolo al più grande, quindi un po' cicciottosi per fare l'angolo degli occhi, eccetera. Questi sono tutti cose che ho già usato. Poi, ecco, poi anche questo, sempre il solito. Poi 1, 2, 3, 4, 5 di quelli grossi, così, ok, e ne ho portato uno per il fard, che però lì qui lo vedete, ma non ho mai usato perché non ce l'ho neanche dietro, e uno di riserva da borsetta della Yves Rocher, vedete, praticissimo, che non dovrei tenere qui ma dovrei tenere nella borsa, magari poi lo metto nella borsetta. Ok, e anche questi li ho usati perché allora sostanzialmente in vacanza io, e poi vi farò vedere nel beauty, non uso molti trucchi e uso principalmente la terra, e quindi quei pennelli lì mi servono, e gli ombretti e il rossetto. Allora, poi ho applicato tutti i giorni questa Elixir Jeunesse molto buona di Yves Rocher, che sta quasi finendo, che fa anche da protezione ai filtri UVA. E poi nel beauty questo, allora questo è il beauty che ho portato. In realtà questo qua me l'ha comprato mio marito, uno a me e uno a Camilla, per quando siamo andati in Polonia da Tiger. Non era proprio quello che volevo io, perché nel senso che mio marito non azzecca mai, poverino. Io gli dico sempre di prendermi le cose da Tiger, perché Tiger per noi non è vicino, ce l'ha lui in Garibaldi, però rispetto a quello che chiedo io e quello che poi lui riesce a ottenere è diverso. In realtà a me serviva solamente un bustone grande plastificato dove contenere tutto, ma lui ha preso questo, che è comunque un travel da viaggio, vedete, col gancio che si appende, può essere portato dentro nelle valigie, quindi può darsi che possa essere utilizzato in un altro futuro per un'altra funzione. Vedete, fatto così non è brutto, non è carino. Ha preso uno per me e uno per Camilla. Allora, vediamo subito. Ho portato una serie di matite che ho messo dentro in questa busta trasparente, pinzette comprese, quindi queste, guardate che carine, fate tutte così. Poi ho portato una matita bianca di Dior, che è sempre la stessa, una matita lip liner crayon di NYX per le labbra, che sono sempre le stesse, ragazzi, e questa qui di Dior, che avrete visto in un video precedente quando l'ho acquistata, e questa matitina piccolissima che ormai è veramente insignificante, ma me la dovrò comprare, dell'Urban Decay, vedete, che serve appunto per le labbra. Allora, delle matite non ne ho usata neanche una. Allora, poi dentro ho, poi dovrò temperare questa perché è molto piccola. Allora, ho questi due prodotti della che ho preso da Madonna in Duomo, adesso mi sfugge il nome, dalla Lush, ok, che sono un cuore con l'effetto bronzer, quindi per accentuare la bronzatura, vediamo se si vede sulla mano, vedete, dà un effetto più dorato, ok, e anche questo l'ho usato, e questo qui che sono i brillantini che ho su anche stasera, non so se si possono vedere,
sono burri praticamente che si spalmano sul corpo, sulle mani o piuttosto che sulle braccia, che danno anche un effetto ammorbidente dopo il sole e lasciano giù praticamente questo effetto dorato brillantinato. Poi, cosa ho portato? Ho portato la mia Meet Matte Shaker, la palette della matte, ok? Questa la uso tutte le sere con questi trucchi. Sì, mia figlia dice che non sono specialissimi perché secondo lei sono più buoni gli Huda. Io mi trovo benissimo, proverò a vedere gli Huda su Sephora, però ecco, questi sono quelli che ho e sono veramente buoni e li ho usati. Poi, che cosa ho usato ancora tantissimo? È questo bronzer di Kiko, vedete? Preso in promo qua alla Kiko di Olbia, vedete? Mi trovo molto bene, ne avevo già uno che ho acquistato 4 anni fa e l'ho finito. Poi ho portato il Dandelion di Benefit, che però non l'ho mai usato, l'illuminante, mai 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 neanche una volta. Poi ho portato l'Instant Matte, questo qui che non ho mai usato, neanche questo di Essence. Poi ho portato gli ombretti di Chanel, che invece questi li ho alternati con quelli con questi qua della De Balm. Sono anche molto scalfiti, questi li avevo presi a gennaio di quest'anno per la Befana e infatti sono molto consumati. Poi ho portato questo qui che dovrò buttarlo via perché si è scassato tutto nella Mulac. Il fard, devo buttarlo, andato, lo devo comprare. Poi questi due ombretti di Kiko che ho usato tutte e due, però cadono un po' a pezzi, ragazzi, non capisco perché. Vabbè, ok. Poi cosa? Ah, ecco, poi ho questo qui, fortunatamente ho la Hoola di Benefit, quindi questo qui me lo devo comprare perché sta quasi finendo, che ho usato anche questo. Poi ho portato il trucco della NYX, anche questo, gli smalti che ho messo anche questi, questo qui della Guerlain da borsetta che sinceramente non ho mai usato, lo potete vedere, ce l'ho dietro ma non l'ho mai usato, anzi lo tolgo da qui e me lo metto direttamente nella borsetta che forse è meglio. Poi il rimmel, questo tutti i giorni, sì. Poi ho portato questo che praticamente lo alterno a cosa? Adesso vi faccio vedere. Lo alterno a questo, quindi metto sotto questo della Kiko, la tintura labbra, e sopra ci metto questo qui della Rocher che sta benissimo, gli dà l'effetto gloss. Poi un'altra cosa che ho usato, che non ho usato ma ho portato, è il correttore. Questo qui l'ho portato ma anche questo non l'ho mai usato. Poi che cosa ho portato ancora? Questo che è praticamente dell'Elena Rubinstein ed è quello per rinforzare le ciglia, quello bianco, mai usato anche questo. Poi questo invece, il gloss di Dior, sì, tutte le volte praticamente, questo qua col pennellino che è favoloso. Poi questo che è per le sopracciglia è sempre lui, è sempre di Rocher, l'ho usato tantissimo, questo qua. Poi questo qui che non l'ho mai usato, che è un ombretto metallico della Essence. Poi questo lip fix cream della Elizabeth Arden tutti i giorni e questo che è un altro rimmel che ho alternato con l'altro. L'avevo preso da Sephora. Ok, questo è un rossetto che non ho mai messo e quindi va bene così. Ecco, questi sono i prodotti che ho portato, sono i prodotti che ho usato, ovviamente molto meno rispetto alla città. Stavo cercando il temperino ma non ce l'ho, quindi probabilmente me lo sono dimenticato a casa. Ecco, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, un pollice in su e vi aspetto alla prossima sul mio canale. Ciao ciao!